saluti da parte del nostro presidente Damiano Franco, che oggi è impossibilità di essere presente perché fuori pesante. Mi saluto tutti, comunque vi ringrazio per essere presente in questo pomeriggio. Avviamo con una tematica molto interessante e particolare che appunto verrebbe sul capire le dinamiche e i sistemi che sono dietro, non solo dietro, ma anche nei confronti della produzione e quindi avvio di attività imprenditoriali in questo settore che per alcuni versi è molto innovativo, per altri diciamo, è conosciuto e come vedete anche studiato da molti anni. Il GAL è un'azienda che si è fatta conoscere in questi anni per tante misure sul territorio, una delle quali è proprio la diversificazione delle aziende agricole in altre attività, come quali possono essere il turismo o piccole strutture irrigative ristorative e installazione di impianti, piccoli impianti di fotovoltaico e eolico, tutto per permettere all'azienda agricola di completare il proprio bilancio familiare in aspetti che potessero agevolare appunto le dinamiche aziendali. In questo invece penso che poi i nostri relatori, che dopo vi presenterò, ci spiegheranno un'innovazione importante che potrebbe derivare dalla prossima programmazione, quindi ce la facciamo anche nel 2014-2020, come potenziali anche finanziamenti da attingere e investire sul nostro territorio. In questo caso questo laboratorio è a cura di SIN SRL, che è una società diciamo, quasi seguita diciamo, nelle stesse more del Garda, quasi alla stessa negli anni di vita, diciamo, costituita nel 2005, che però lavora da parecchi anni nella ricerca e sviluppo della società nel campo agricolo. Poi lascio a loro meglio spiegare il loro lavoro quotidianamente in cosa consiste. Dico solo che gli appuntamenti oltre la campa nelle prossime settimane sono già caratterizzati e potete già registrare attraverso il modulo che abbiamo messo in cartella, quello della Bolognese Naturale che comincerà dopo domani, quindi giovedì, e mentre la campa questo di oggi continuerà anche domani, sempre allo stesso orario dalle 15 alle 19. Stiamo facendo in modo anche di registrarlo in video, quindi potrete trovarlo poi con supporto online sul nostro sito e chiunque lo voglia condividere poi potrà condividere. Quindi se siete interessati anche agli altri laboratori, come potete vedere dal modo di iscrizione che vanno dalle nuove astronomie, quindi acquisizione di attestati di ambientalista o corsi di base per conoscenza dell'olio, quindi anche attestati di assaggiatori di olio, di vino, non solo, tutto ciò che è stato base dell'apertura di una nuova struttura eccettiva, come può essere quella della fitta camera, gli adempimenti legati alla promozione, alla ragione pubblica. Ecco, tutte queste sono tematiche che verranno sviscerate nelle prossime settimane, nei prossimi appuntamenti, che di volta in volta poi lanceremo sul sito in base a come saranno calendarizzati nel dettaglio. Non vi rubo altro tempo, vi chiedo solamente appunto di essere partecipativi, chiedo anche ai nostri relatori, in modo tale che si possa anche istituire un bel dibattito alla fine di queste due giornate e che possa portare poi anche al proseguimento di questa ricerca che oggi stiamo presentando, ma che non è detto che nella prossima programmazione possa rappresentare un punto di partenza per qualcosa di più grande. Io presento solo i relatori, dopodiché lascio loro la parola, Maria Sedraro alla mia sinistra e Massimo Piazza alla mia destra, loro che vi presenteranno questa bellissima tesi sviluppata in questi anni. Grazie e buon lavoro. Lavora tantissimo sui finanziamenti, sulla finanza agevolata,
accompagna le imprese, diciamo, nell'adozione delle innovazioni, sia del processo che del prodotto. La ricerca che abbiamo sviluppato riguarda il settore della canapa, della coltivazione e della trasformazione della canapa. Una piccola premessa: questa ricerca, il focus di questa ricerca, nasce appunto dall'esigenza di fornire degli strumenti a imprenditori già, diciamo, attivi del territorio piuttosto che potenziali start-up. Su una tematica che in altre zone d'Europa, anche in alcune zone d'Italia, come compresa la Puglia, sta prendendo tantissimo piede. Come vedremo durante la presentazione, è una presentazione molto articolata, perché è molto articolato il settore della coltivazione della canapa e della trasformazione verso vari sottoprodotti e vari altri settori. Però devo dire che da questo punto di vista Cristiano aveva perfettamente ragione, è un punto di partenza. Perché nonostante, diciamo, la canapa sia ritornata in auge come cultiva negli ultimi 20 anni, soprattutto in Italia, perché in Europa hanno fatto un pochino prima, vedremo anche per quale motivo, nonostante sia comunque una cultiva recuperata negli ultimi 20 anni, c'è ancora una zona oscura rispetto alla governance dei soggetti che possono accompagnare le imprese nel recupero e nella trasformazione della canapa, piuttosto che una zona oscura in termini normativi. Vedremo appunto più tardi come, per esempio, a livello nazionale ci sia attualmente un disegno di legge in questi giorni in passaggio al Senato, però ancora non c'è niente di davvero normato se non i regolamenti dell'Unione Europea che riguardano espressamente gli aiuti comunitari della PAC sia ai coltivatori della canapa che ai trasformatori di primo livello. Io direi di cominciare. Per quanto riguarda l'approccio partecipato sono d'accordissimo. Se ci sono domande molto più articolate le risolviamo a fine sessione, anche perché dopo vi presenteremo la metodologia che andiamo a utilizzare domani pomeriggio per il laboratorio, per l'accompagnamento di possibili attività imprenditoriali piuttosto che di diversificazione produttiva. E quindi per qualsiasi cosa siamo qui per accogliere il vostro fabbisogno e per, come dire, mettere un sistema in funzione della continuazione delle attività. Allora, innanzitutto di cosa parliamo? Quando si sente parlare di canapa e principalmente si va a nominare il nome, diciamo, in latino, la denominazione latina di questa pianta, parliamo di cannabis, e a nome cannabis, diciamo, che le antenne si drizzano, perché c'è una, devo dire, una non conoscenza di fondo rispetto alle varie tipologie delle specie. Oggi parliamo di cannabis sativa, che a differenza di cannabis indica, che è quella che tutti conosciamo per proprietà, diciamo, particolarmente note riguardo appunto alle droghe leggere e quant'altro, la cannabis sativa non ha assolutamente le stesse caratteristiche in termini di principi attivi rispetto a quelli della cannabis indica. Allora, è una pianta erbacea annuale della famiglia della cannabinacea. Il suo ciclo di vita può durare dai 3 ai 10 mesi, quindi dopo 90 giorni, in base anche all'utilizzo che uno va a fare della pianta, così come la va a raccogliere, può essere tranquillamente portata via dal terreno. Cresce mediamente 3-5 metri di altezza, ma alcune specie possono arrivare anche a 7-8 metri. E la specie ha un minor contenuto di psicoattivi, il THC, il cannabinoide, il cannabidiol, sono proprio quelli che, diciamo, provocano effetti un pochino, quegli effetti che vengono, diciamo, denominati come disturbatori della salute umana o nocivi. Nella fattispecie la cannabis sativa ha un contenuto di THC che si aggira in media allo 0,5%, mentre la cannabis indica è completamente differente, perché parliamo di percentuali che vanno dal 5% al 20%. Diciamo, questi valori sono facilmente individuabili in controlli a campione che solitamente, diciamo, anche le forze dell'ordine fanno nelle piantagioni e quant'altro. Cresce nei climi temperati, quindi il nostro paese, il nostro territorio si presta benissimo, tra l'altro si è prestato fino ai primi anni 50 del secolo scorso, quindi parliamo del XX secolo,
quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ancora nelle nostre zone, ancora in Italia, si produceva cannabis sativa per usi agricoli e paraindustriali. Non ha bisogno di terreni particolari né di irrigazione intensiva, perché è una pianta che davvero è abbastanza autosufficiente, anzi molto resistente ai parassiti e addirittura fa da barriera anche ad altro tipo di parassiti rispetto ad altro tipo di coltivazioni. E può essere coltivata ripetutamente sullo stesso terreno senza impoverirlo. Anzi, la canapa sativa contribuisce all'ammorbidimento del terreno, aiuta la resilienza, quindi rimuove quella famosa crosta che poi consente la riciclazione del terreno, quindi quando c'è una tornata di pioggia un pochino più abbondante, il terreno subisce questo tipo di effetto biologico e rilascia molto i sali minerali. Invece la canapa, proprio perché ha delle radici molto articolate, molto profonde nel terreno, contribuisce a far sì che il terreno trattenga questo tipo di sostanze. Allora, brevi cenni storici su questo tipo di coltivazione. È una pianta antichissima, compare in tantissimi scavi archeologici, dobbiamo dire. Addirittura nelle otri piuttosto che nelle tombe, ritrovate sia in Europa, in Italia che nel Nord Africa, perché comunque la maggior parte delle popolazioni antiche la utilizzavano per più vari utilizzi, appunto, per più vari usi. Dall'abbigliamento alla conservazione dei prodotti, quindi facevano proprio dei propri contenitori, alle corde, il cordame per tutta una serie di utilizzi, compreso i cordami per le barche. Infatti per millenni i nostri antenati si sono vestiti, scaldati, hanno anche mangiato, ci hanno scritto sopra, perché oltre al papiro la canapa era utilizzata diciamo, per produrre carta. In Italia era una produzione davvero, come dire, ricca, tanto è vero che la marina inglese dal 1300, nonostante fosse essa stessa coltivatrice di canapa, si rivolgeva alla canapa italiana, al settore produttivo italiano, per tutte le paratie, le vele e i contami delle navi. Come mai in Italia c'è questa tradizione su questo particolare specifico settore? Perché l'Italia, la storia italiana, diciamo, è caratterizzata a un certo punto anche dalle repubbliche marinare, quindi con Pisa, Venezia, Amalfi, abbiamo una lunghissima tradizione anche di industria navale, non di certo moderno, però avanzata rispetto a quelli che erano gli standard dell'epoca, e i trasformatori medievali della canapa, e soprattutto i trasformatori italiani delle regioni del Piemonte e dell'Emilia Romagna, erano particolarmente specializzati in questo tipo di filati e in questo tipo di, diciamo, di trasformazioni. Nel 1897 il Minificio e il Canapificio Nazionale era una società quotata in borsa e una delle più antiche longeve, quindi questo dà già, come dire, una fotografia di un sistema produttivo che era moderno, per quello che intendiamo oggi diciamo, come moderno. Oggi vi do proprio delle piccole chicche. In Emilia Romagna c'è un intero territorio, quindi il territorio del Ferrarese e del Bolognese, era tutto strutturato su canali e campi proprio perché serviva quel tipo di infrastrutturazione territoriale per la coltivazione della canapa, perché la canapa una volta raccolta veniva macerata, messa al macero e da lì poi estratti vari sottoprodotti che contribuivano a creare una serie che contribuivano appunto a una serie di linee di produzione che più avanti vedremo. La varietà carmagnola è diciamo, una delle varietà al mondo, una delle proprietà migliori rispetto proprio come specie. Infatti nella ricerca che abbiamo svolto, anche dal punto di vista scientifico, è utilizzata molto per vari esperimenti. E, ovviamente la varietà carmagnola parliamo della varietà piemontese, però questa varietà poi è stata diciamo, esportata in Emilia Romagna. La varietà carmagnola ha avuto da un certo punto di vista dei vantaggi maggiori rispetto alla canapa della zona emiliano-romagnola, anche se le estensioni della zona emiliano-romagnola erano molto più alte, parliamo di 45.000 ettari coltivati a canapa.
La varietà carmagnola era più facilitata dal punto di vista dei trasporti, perché il Piemonte, essendo vicino alla Francia, essendo vicini ai porti di Marsiglia e quant'altro, aveva più modo di essere, diciamo, dislocata in giro per il Mediterraneo, e poi anche l'industria nautica francese in quel periodo era abbastanza sviluppata. Perché è scomparsa? Perché c'è stato un movimento, da quello che abbiamo, diciamo, trovato, c'è stato un movimento nato negli Stati Uniti, fondamentalmente, un movimento internazionale, diciamo, contro la cannabis, sfruttando quella che era la cuginanza, lasciatemi passare il termine, della cannabis sativa con la cannabis indica. Per quale motivo? C'è un motivo economico di fondo. È stato utilizzato, diciamo, la parentela tra le due specie per bandirla o contro invogliare gli stati in azione a bandirla dalle loro economie. Ma fondamentalmente questo tipo di materia prima ostacolava quello che era lo sviluppo industriale di un altro tipo di prodotto e sottoprodotto. Stiamo parlando del carbone fossile, del petrolio, da cui sappiamo che derivano polimeri, materie plastiche, tessuti come il nylon, cioè tessuti come che correntemente utilizziamo tutti i giorni. La canapa sativa è un perfetto, prodotto alternativo rispetto ai prodotti del petrolio, non soltanto nell'abbigliamento, ma anche, vedremo, in edilizia e in tutta nelle materie plastiche, tutta una serie di sottosettori davvero interessanti. Quindi in Europa, altri paesi europei ci hanno preceduto rispetto al recupero di questa specie vegetale. A metà degli anni 80, come possiamo vedere, ha iniziato la Spagna, la Francia, diciamo, non ha mai ceduto il passo, perché i francesi, da questo punto di vista, non si sono mai fatti dire dagli Stati Uniti o da qualcun altro cosa dovevano o non dovevano fare, diciamo, da questo punto di vista sono stati più lungimiranti. La Spagna, la Gran Bretagna, l'Olanda, l'Austria e la Germania l'hanno seguita. In Italia, nei primi anni 90 si cominciò a vedere qualcosa. Nel 98 la coltivazione è tornata a 350 ettari, prima parlavamo di migliaia di ettari. Tenete conto che l'Italia era seconda in termini produttivi soltanto all'Unione Sovietica. Un'Unione Sovietica che sappiamo per estensione differente, ma ovviamente essendo una coltivazione per climi temperati, l'Italia dal punto di vista morfologico si presta di più, ma le zone della pianura padana, anche le zone della Campania, della Puglia stessa, del Piemonte, diciamo, si prestano a questo tipo di coltivazione. Perché in Europa è tornata? Perché c'è stato un movimento pro-canna, anche c'è stato un movimento culturale, di movimenti culturali abbastanza alternativi, spesso legati alla cucina, diciamo, più pericolosa. Però è anche vero che le politiche economiche dell'Unione Europea hanno favorito il recupero, perché nelle varie politiche agricole comuni, cioè tutti i regimi di aiuti che finanziano i coltivatori, c'erano anche, diciamo, degli aiuti per i seminativi, come i seminativi per produrre anche tessuto, quindi il lino e la canapa assieme al lino. Il regime di aiuto ha creato, ha stimolato il recupero, quindi il recupero agricolo della specie, e la trasformazione innanzitutto in tessuto o in fibre per tessuti. Più del 90% del seme attualmente utilizzato in Italia e forse in Europa è di provenienza francese, per i motivi che abbiamo visto poco fa. La Francia non ha mai dismesso completamente la produzione e quindi ha avuto modo di seguire le sementi per la canapa in una certa maniera. Perché l'importanza delle sementi? Perché tutto ciò che viene finanziato dalla politica agricola comune deve essere certificato e tracciato. Quindi, che vuol dire? Che il seme deve passare in un determinato laboratorio, essere caratterizzato, essere, come dire, analizzato in una minima parte e anche specificato per quanto riguarda le sue peculiarità, sia biologiche che non. E quindi, anche dal punto di vista normativo, la semente certificata è una condizione essenziale. Ci sono anche dei modi diversi di poter coltivare canapa senza sementi certificati, ma è molto pericoloso.
soprattutto in uno stato come l'Italia, dove ancora la legge Fini-Giovanardi, che conoscete bene, crea ancora dei problemi rispetto all'utilizzo della pianta, sia dalla piantagione che alla lavorazione. La legge è la 309 del 90, appunto. E quindi l'importanza delle sementi che vengono in maggior parte dalla Francia, in un certo qual modo condizionano l'approvvigionamento delle piantagioni. Allora, il ritorno della canapicoltura, detto questo, quindi piccolo riassunto fino a qui. Abbiamo detto la differenza tra la cucina cattiva, tra virgolette, passatemi il termine, la completa scomparsa della canapa per 40 anni dai territori italiani, il recupero grazie alle politiche agricole dell'Unione Europea, quindi il regime di aiuti agli agricoltori, e la difficoltà di recuperare le sementi e di seguire le piantagioni in un certo modo, con tutti i problemi portati dalla normativa sull'altro tipo di specie. Gli impieghi moderni della canapicoltura sono differenti in un certo qual modo rispetto a, diciamo, quello che è la tradizione della canapicoltura in Italia. E da che cosa dipende? Dal fatto che chi la produceva, la lavorava e ne metteva sul mercato. Il nuovo approccio invece prevede tutta una serie di passaggi che abbracciano una filiera differente. Ed è una filiera molto interessante, ed ecco perché abbiamo mischiato, diciamo, abbiamo creato questo mix per il laboratorio che poi andremo a concludere domani. Perché è una filiera che vede coinvolti gli agricoltori, i trasformatori di primo livello, che sono sempre agricoltori che però si mettono insieme e si associano alle confederazioni nazionali che dopo vi dirò, poi gli utilizzatori della prima fase della trasformazione verso vari sottoprodotti e vari settori, che sono nello specifico il tessile, l'agroalimentare, il cosmetico e anche quello dell'edilizia. Come vedete da questa slide, della canapa non si butta niente, cioè la canapa è un prodotto circolare perché in ogni sua parte può essere utilizzata. Abbiamo le fibre lunghe, che contribuiscono a produrre bioplastica, carta di alta qualità, pannelli isolanti per l'edilizia, prodotti tessili grezzi, prodotti tessili delicati, quindi devono essere proprio tessuti per l'abbigliamento. Abbiamo il nucleo legnoso, che è quello più, diciamo, più interno della pianta, che è quello che rimane dall'estrazione della fibra e del cosiddetto canapulo, costruzione, quindi per le costruzioni, perché si può creare un composto di canapa e calce, che i nostri antenati già utilizzavano per le loro case, devo dire, per pannelli intonaci, isolamento termico e l'intera per animali. Dei semi si possono fare molteplici usi, dalla trasformazione del seme in farina, quindi tutta la partita dell'alimentare stretto, quindi prodotti da forno, anche prodotti alternativi, anche questo abbiamo inserito, prodotti alternativi per, diciamo, da tavola, i cosmetici per la cura del corpo, i mancini per gli animali. C'è una partita molto interessante sulla zootecnia da canapa, da coltivazione della canapa, integratori alimentari, perché la canapa ha delle proprietà talmente benefiche sotto vari aspetti che può essere utilizzata per migliorare le prestazioni dell'organismo, e oggi speciale all'uso industriale. L'intera pianta può essere utilizzata come biomassa, ha un bassissimo impatto ambientale e tramite, diciamo, dei processi molto molto semplici di pirolisi e quant'altro può essere trasformato in un combustibile per mezzi, per auto e quant'altro. Una piccola curiosità, Henry Ford aveva costruito una macchina, un'auto, interamente in canapa, cioè materie plastiche realizzate con la fibra di canapa, e aveva già un prototipo. Peccato che poi l'economia statunitense abbia deciso che invece la strada era quella del petrolio, era quella del carbone fossile, era quella diciamo dell'acciaio, e quindi questo prototipo non è mai arrivato sul mercato. Ma è nella seconda fase, diciamo, però diciamo, la Ford, che è la prima vera industria moderna dell'automobile, era già arrivato a quel livello.
specializzazione. Quindi, come abbiamo detto, nel settore tessile, le fibre di canapa possono essere dei concorrenti veramente interessanti rispetto alle fibre tradizionali del cotone, perché è più del lino, perché rispetto al lino è più resistente e può essere sia usata sia d'inverno che d'estate. Invece rispetto al cotone abbiamo delle differenze di tipo produttivo, perché a parità di raccolto per il cotone è necessario il doppio dell'estensione della piantagione, quindi a fronte di un ettaro di canapa devo coltivare 2 ettari di cotone, e la canapa ha bisogno di meno di un terzo dell'acqua, che in regioni come le nostre credo che sia un aspetto molto molto interessante. Il cotone richiede l'uso di molti pesticidi che invece la canapa respinge, per le stesse motivazioni che vi ho esposto poco prima. La canapa, l'olio di canapa che sta nei semi, è un antiparassitario naturale e addirittura protegge dalle impollinazioni le piantagioni che vi sono intorno, perché respinge i parassiti sia naturali che diciamo artificiali. E nel settore tessile ha una varietà di impieghi davvero ampi, perché caratterizza i tessuti in un certo modo, questa morbidezza e elasticità. Devo dire che su internet ci sono un sacco di brand che si stanno orientando alla promozione di produzioni squisitamente, diciamo, create con questo tipo di fibra. Un po' perché, come in tutte le mode, si affermano dei modelli di consumo piuttosto che come dire, dei modelli alternativi che piacciono anche ai giovani molto, per motivi che possiamo intuire, e anche perché ha un bassissimo impatto ambientale e il consumatore oggi è attentissimo. Se io sull'etichetta vado a leggere che questo prodotto mi ha consumato, è un prodotto ecosostenibile perché mi ha consumato pochissima acqua, magari per niente, non è stato trattato con pesticidi e quindi addio, e magari ha contribuito al recupero di una, diciamo, di una pianta che era andata persa, il consumatore moderno fa attenzione a questo tipo di aspetti. Uno degli esempi è il laboratorio artigianale di Fabiano, che si chiama Canapa Cruda. Oltre ad alimentare, questo laboratorio contribuisce a mettere insieme, a dotare gli artigiani del know-how, quindi le conoscenze e le competenze per lavorare la canapa. È più un lavoro di ricerca storica, fondamentalmente, perché è molto, questo tipo di materia è molto legato al recupero dei mestieri tradizionali, degli antichi mestieri. Essendo l'Italia, essendo stata per secoli produttrice ai primissimi livelli mondiali di canapa e di sottoprodotti della canapa, va da sé che anche il semplice recupero di quello che si faceva una volta può costituire, però con innovazioni di cui l'Italia è capace, con design di cui l'Italia è capace, può contribuire tranquillamente a creare nuove linee di prodotto che possono ambire a buoni effetti di mercato, a buoni livelli di mercato. Nel settore agroalimentare, come dicevo, siccome la canapa si presta tantissimo a questo tipo di impieghi, abbiamo questi aspetti che vi ho citato, ma davvero vi cito per darvi un'idea di che cosa può essere utilizzato di questa pianta. L'olio di canapa, che può essere estratto sia a freddo, come si fa con l'olio d'oliva, che in maniera più raffinata, quindi con un impianto industriale. Il primo può essere tranquillamente utilizzato per uso, diciamo, alimentare, il secondo per la lavorazione di cosmetici e creme, ma anche per mangimi e altri prodotti zootecnici. Abbiamo i semi di canapa che possono essere utilizzati sia come concimi per la... Anche i semi, come la pianta, assorbono tantissimo le caratteristiche di metalli pesanti del terreno, restituendo però delle sostanze molto, molto, molto positive per il terreno, oltre che per produrre farine varie, quindi prodotti da forno. Anche il latte di canapa, cioè i semi lasciati macerare con l'acqua, producono una sostanza che è molto simile al latte, diciamo, animale,
ma anche il latte di soia. La differenza del latte di campo con il latte di soia è che il latte di soia è pienissimo di ormoni vegetali che sono che danneggiano la salute dell'uomo, il latte di canapa no. Quindi anche per tutto quel settore che riguarda le intolleranze alimentari, qui c'è l'opportunità di creare un prodotto che ha un effetto di mercato interessante. E poi durante la canapa, birra, caffè, eccetera, e i mancini. Ieri la notizia dell'OMS, carni rosse, nocive, ovviamente tutto in abbondanza danneggia, è anche vero che gli animali sono anche quello che mangiano. Negli ultimi anni ci sono stati vari scandali rispetto alle farine, utilizzate. Ecco, la canapa e i sottoprodotti della canapa si prestano tranquillamente a prodotti zootecnici di altissima qualità che non danneggiano la salute dell'animale e non danneggiano neanche la salute dell'uomo. Nel territorio di Sant'Onaci, dal punto di vista dei prodotti agroalimentari, c'è un'azienda, non so quanti di voi la conoscono, Frisell, che hanno associato diciamo, il prodotto canapa, la farina di canapa, a questo brand, questa denominazione aziendale molto interessante, no? Perché ci ricorda un prodotto tipico, però scritto in maniera moderna, innovativa, perché utilizza dei termini inglesi e ha anche rifatto un pochino la mente quello che il recupero della canapa vuole significare. È molto interessante perché loro producono prodotti da forno, però adesso stanno diversificando la produzione anche con la produzione di olio e latte di canapa, anche di semi demorticati. E l'idea è nata appunto a Daniele Giannuzzi, che è uno chef che opera qui, ma anche soprattutto a Milano, dove due settimane fa credo ci sia stata l'inaugurazione del primo hand shop, quindi il primo negozio di prodotti completamente a base di canapa, dall'abbigliamento alla frisella, appunto, tutta una serie di prodotti, anche prodotti in plastica, perché come vedremo dalla canapa si può produrre plastica, biodegradabile, fantastico. Nel settore della cosmetica, vi ho accennato prima, l'olio di canapa, in base alla particolare tipologia di spiritura, può contribuire a produrre prodotti di questo tipo. Se pensate che la Puglia e tutte moltissime delle masserie pugliesi hanno una piccola spa all'interno e in queste spa diciamo, si utilizzano cosmetici che vengono acquistati da loro. Se pensate che da una pianta che si può piantare nella stessa azienda agricola stessa, no? L'azienda di famiglia produce la canapa, ne fa quello che porta a tavola, piuttosto che l'olio per l'olio da massaggio, ed è ben interessante. Tra l'altro l'olio da massaggio prodotto con la canapa è per delle caratteristiche particolari è utilissimo per i prodotti antietà. Quindi noi donne ci andiamo a nozze con questa roba, ma anche gli uomini. In edilizia, devo dire che questo è l'aspetto più da un punto di vista di quello che recupero anche delle costruzioni tipiche, ma non solo, ma anche del recupero e del rifacimento dell'esistente è molto interessante, perché il mio composito di calce e canapa, che in attività è utilizzato in un certo modo con tutta l'intelligenza e l'originalità dei nostri antenati, comincia a essere recuperato anche nell'ottica di filiere di costruzione a chilometro zero, filiere relativamente corte. Il biocomposito può essere utilizzato per formare mattoni o murature gettate in opera che presentano ottime caratteristiche dal punto di vista sia termico che igrometrico che per la traspirabilità e resistenza al fuoco. La miscela biocomposita di calce e canapa è ottenuta dalla combinazione della parte legnosa dello stelo, il canapo, cioè proprio la parte più interna, e della calce utilizzata come elemento per l'acqua. Questi sono tutti gli interventi che si possono fare con questo biocomposito, che come vedete sono molto molto interessanti. Se ci pensate, l'amianto, il catrame, che hanno inquinato l'ambiente, danneggiato la salute dell'uomo, e per millenni gli
uomini hanno maneggiato questo tipo di sostanze e sono state sostituite per una riconversione economica guidata dalle multinazionali, possiamo dirlo, quando sui territori c'era già la possibilità di avventurarsi in quel mondo nuovo, però con prodotti tradizionali. Quindi altri impieghi possibili, le fibre dal punto di vista dell'innovazione, per adesso vi ho detto diciamo, la parte tradizionale, c'è una parte innovativa che riguarda l'utilizzo della canapa che è specificamente riferito a quello che può essere la trasposizione dei prodotti tradizionali in senso innovativo, cioè quelli che i nostri giovani, piuttosto che un imprenditore che già fa determinato tipo di produzioni, può venire in mente sapendo determinati, conoscendo determinati aspetti, tipo per esempio che il tessuto fatto di fibre di canapa assorbe e raggi infrarossi e piatti al 95%. Non abbiamo il punto di orizzonte, lo sappiamo, le radiazioni solari quanto ancora vanno a impattare, soprattutto magari in ambito. Io non penso alle persone che vanno in giro così comunemente, ma penso magari anche a abbigliamento per lavoro, no? Cioè tenute da lavoro, di persone che sono esposte in maniera un pochino più estrema agli oggetti atmosferici rispetto alla gente comune. La carta fabbricata con la canapa ha un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto a quella prodotta con legno, perché il legno contiene una quantità di lignina ovviamente superiore rispetto alla canapa e per epurare la cellulosa che serve per fabbricare la carta, per il legno ci vogliono solventi, sostanze chimiche in una certa quantità, quindi con tutti gli impatti sull'ambiente, anche per lo smaltimento dei fanghi, delle residue, la canapa no. E poi già bianca, no? Non va smercato come i biocarburanti, quindi quello che abbiamo accennato prima, si può fare carbonella e carburante. In seguito vi dirò che cosa prevede il disegno di legge da questo punto di vista. Energia, a partire dalla biomassa che la canapa produce, si possono produrre appunto fonti energetiche. E l'edilizia, isolamento termico, respirabilità degli edifici, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, isolamento acustico e resistenza antincendio. Pacciamatura, questa è una cosa che non sapevo. In pratica è un metodo che gli agricoltori utilizzano per sistemare i terreni, per difenderli dagli agenti atmosferici. E la canapa si presta tantissimo alla cura del territorio, alla cura del paesaggio e quindi anche alla conservazione della biodiversità, quindi alla fertilità dei terreni. Materie plastiche e biopolimeri. Contenendo cellulosa, la canapa si presta alla creazione di questo tipo di materie. Ci sono delle aziende, Canesis, una in Puglia. Canesis sono dei produttori di biopolimeri da canapa con cui costruire oggetti di uso comune. Tra l'altro, con l'avvento delle stampanti 3D, e quindi sono delle stampanti che producono grazie alle materie prime, con un disegno su internet, sul computer, mandano alla stampante il disegno. È stato brevettato, credo un mese e mezzo fa, un primo materiale prodotto da canapa, da fibre di canapa, per una stampante 3D, e l'hanno fatto gli italiani. Quindi anche questo è una stelletta per la giacca. E questi sono tutti gli utilizzi dei biopolimeri. Alimentazione zootecnica, proprio perché l'intera pianta si presta a tutta una serie di utilizzi anche per le farine umane. La bonifica. Allora, il Parco Naturale delle Ponti della Contessa, Bosco di Cerano, come sapete, dal 2007 lì non si possono più carpentare i carciofi perché ci sono
notevolmente pesanti nel terreno, quindi è stato inibito alla piena di protezione che possa aiutare. C'è un'azienda, una masseria di Galova, conduzione familiare, che è socia di Assocanapa, che è una delle federazioni nazionali per la coltivazione della canapa, che lì è andata a impiantare 7 ettari di canapa, perché la canapa praticamente è il primo fitodepuratore, uno dei primi fitodepuratori al mondo, cioè è capace di depurare il terreno da metalli pesanti, con tutte le conseguenze che conosciamo, quindi una bonifica di tipo naturale. E la pianta questi metalli li assorbe, ma non viene caratterizzata, li trasforma in sostanze utili per l'organismo. Quindi in un terreno inibito al food si possono andare, con un terreno inibito al food tramite le stagioni a canapa, si possono andare a produrre prodotti food. Gli aspetti normativi: questo è il regolamento a cui fa riferimento il nuovo regime PAC. C'è una novità rispetto alla vecchia tornata, perché prima la canapa funzionava come per i vecchi seminativi, tant'è vero che l'Unione Europea aveva stabilito un tetto di estensioni di superficie, coltivati a seminativi da canapa, perché la canapa, a differenza di altri seminativi, non ha bisogno di tantissime cure, cresce molto più in fretta e quindi molto più produttiva. L'Unione Europea ha scoperto dopo un po' di anni che era anche economico finanziare a livello simile, cioè aiutare gli agricoltori a coltivare canapa, quindi ha messo dei tetti. Adesso è stato il sostegno accoppiato facoltativo, che è legato alle quantità che uno produce, le sementi che uno acquista. Perché? Perché prima la canapa, nella prima fase di recupero, è stata utilizzata squisitamente per il settore tessile, quindi come fibra, coltura da fibra. Adesso tutto quello che abbiamo visto in Iona è considerato come coltura oleaginosa e quindi capace di generare altro tipo di produzioni che non rimangono nel settore agricolo, ma investono nel settore dell'artigianato, nel settore dell'industria. Tanto è vero che l'Unione Europea sta invitando gli stati a prendere dei regimi specifici di sostegno alle imprese che vogliono investire in questo ambito. La legge che allo studio del Parlamento e del Senato in questi giorni, che prevede in linea generale, poi ovviamente i regolamenti ministeriali che seguiranno ci daranno magari gli strumenti per aiutare gli imprenditori, gli artigiani che vorranno specializzarsi in questo tipo di linee produttive. Ecco, questo è il disegno di legge di cui vi parlavo prima, ed è un disegno di legge che non riguarda la coltivazione della canapa tout court, ma investe sulla promozione della filiera, perché come vi ho detto prima, la nuova canapicoltura riguarda l'integrazione dei vari settori, quindi agricolo, artigianato, servizi, ricerca e sviluppo, perché i laboratori, proprio per la dipendenza che si ha per le sementi della canapa, i laboratori universitari, comunque di ricerca, dovrebbero contribuire da questo punto di vista a caratterizzare quanti più sementi possibili, a certificarli in maniera tale che ci possa essere anche una produzione autoctona di sementi. E appunto questo disegno di legge promuove l'intera filiera della canapa. Punti di debolezza: fino adesso vi abbiamo raccontato quelli che possono essere le opportunità in senso economico e produttivo. C'è una difficoltà dal punto di vista della governance, per i motivi sempre legati alla familiarità con la cannabis indica. Si è creato un voto anche di stakeholders, no? di soggetti territoriali che potessero aiutare in un certo qual modo chi ancora voleva produrre canapa, soprattutto all'inizio degli anni 90. Ebbene, su iniziativa di Cesare Tofani, in pratica del gruppo Fibranova, è nato il Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura, Assocanapa, quindi una vera e propria confederazione, che riunisce gli operatori che a vario titolo sono operativi in questo settore, ma che hanno necessitato soprattutto nei primi anni di un aiuto e di un'assistenza specifica, soprattutto per quello che riguardava la parte normativa legata ai controlli. Perché è inutile dirvi che nei primi anni in cui la cultura si è
diciamo, si è fatta rivedere sui campi, inutile dirvi che i controlli delle forze dell'ordine sono stati abbastanza invasivi. Ed è grazie a Socanapa che si è ottenuto anche in Italia nei primissimi anni che gli agricoltori che seguivano alla lettera il regolamento comunitario per l'aiuto e la coltivazione della canapa non avevano di che temere rispetto alle procedure. Cioè in Italia non c'è bisogno di un'autorizzazione per coltivare la canapa, bisogna semplicemente coltivarla utilizzando sementi certificate, quindi con il cartellino, conservare le punture d'acquisto e i cartellini come si fa con i seminativi comuni, e se arriva un controllo sul campo il livello di THC che deve essere rilevato non deve superare l'1%, neanche lo 0,5-1% per non subire danni dal punto di vista legale. Questo grazie a questi unioni che mi sono andati a fare. I punti di forza li abbiamo visti durante l'esposizione, la sostenibilità ambientale, perché della pianta della canapa non si butta via niente, viene riciclato il tutto. C'è anche un prodotto con la canapa e con i sottoprodotti della canapa, può essere una volta riciclato. Il valore aggiunto in termini di innovazione, perché è un campo inesplorato, e dal punto di vista delle qualità della canapa c'è tantissimo da scoprire. Le potenzialità di coltivazione e diffusione a livello geografico, per economie che non stanno benissimo, la canapa può essere un mezzo di sostentamento e di riconversione produttiva. Un'antica prodotto di tradizione produttiva, appunto, quindi tutte le dinamiche legate all'agricoltura delle TMSR, l'interesse dei giovani. Non l'ho messo nelle opportunità perché per me è un punto di forza, nel senso che non è che il giovane si avvicina alla canapa e quindi può essere una nuova attività di lavoro, ma è proprio l'interesse dei giovani verso questa cultura che ha riportato la canapa in auge, perché la maggior parte di chi sperimenta oggi questo tipo di cultura appartiene a una generazione giovanissima. In Puglia c'è Canapuglia, che è un'iniziativa il cui primo progetto preliminare è stato finanziato con il bando Bolletti Spiriti e Principi Attivi. Sono tra i primi, diciamo, produttori, sono tra i primi che non solo producono, ma anche promuovono il recupero della canapa in senso tradizionale, legandolo alle culture territoriali. E questi sono dei ragazzi pugliesi, tant'è vero che i toscani sono arrivati secondi, cioè prima è nata Canapuglia e poi è nata Toscana. Le intersezioni tra i modi dell'impiego e le caratteristiche del settore agricolo e artigianale in Italia, perché come diceva prima il Presidente legittimo, la diversificazione in ambito agricolo è fondamentale. Il produttore agricolo, giustamente, per dimensioni dell'azienda e costi del mercato e costi della manodopera, non ce la fa a sopravvivere con le classiche tradizioni produttive piuttosto che le trasformazioni, processi di trasformazione. La canapa può innescare una serie di collaborazioni tra settori, quindi tra l'agricoltore e l'artigiano, e al contrario, perché l'agricoltore diventa un fornitore. In Italia ci sono due grossi primi trasformatori di canapa certificati e riconosciuti, uno di questi è Socanapa e l'altro è Ecocanapa. Perché vi dico questa cosa? Perché la prima trasformazione della canapa deve essere autorizzata, perché siccome la canapa viene, tra virgolette, aiutata da fondi pubblici, che sono quelli della politica agricola comune, anche la trasformazione di primo livello viene aiutata da questo tipo di risorse, e quindi c'è tutta una procedura di riconoscimento di chi può o non può. Da questi trasformatori di primo livello si può acquistare la canapa semilavorata, quindi la fibra e via dicendo. Nulla vieta che vi siano, che nascano nuovi primi trasformatori di primo livello di tipo riconosciuto. Se uno non percepisce fondi pubblici può fare da sé, il problema è quindi non sottostare a tutta una serie di regole. Il problema in questo momento in Italia è di tipo legale. Se agisci sotto quei regimi non dovresti avere problemi con le forze dell'ordine, nel senso che
ai controlli, diciamo, molto più generalistici e generalizzati rispetto a un produttore indipendente che non utilizza gli strumenti dell'Unione Europea. L'opportunità, me lo dicevate prima, quindi è un ciclo di prodotto chiuso, nasce, la trasformi, la vendi, ne fai mercato e i residui ritornano sul terreno per una serie di altri utilizzi, anche per chi è venduto fondamentalmente. Le minacce, diciamo che è stato il motivo di tutta la presentazione, il problema sta in coloro che magari inquinano, tra virgolette, le coltivazioni di canapa sativa con la canapa indica, ce ne sono perché diciamo, la stampa, un mese sì, un mese no, ci fa presente che in mezzo alla piantagione di canapa sativa c'era qualcos'altro. E diciamo che da questo punto di vista è una controproducente rispetto a chi si sta tanto operando per recuperare questo tipo di specie. E niente, basta così, grazie. Vogliamo, cioè, qualche domanda, prima di qualche curiosità, qualche... Il problema principale è che ci sono solo pochi trasformatori, quindi un produttore di cui la dovrebbe portare. No, attenzione, allora faccio una specifica su questo. Il trasformatore è di primo livello, nel senso che è una federazione. Se l'agricoltore in loco è associato a quella federazione non ha problemi. Cioè, essendo una federazione fatto di piccoli nodi sul territorio, tanto è vero che c'è anche una differenza di costi rispetto alla tipologia della trasformazione stessa. Cioè, la canapa trasformata per il settore tessile viene pagata molto più profumatamente, perché l'investimento per trasformarla è molto più alto rispetto alla trasformazione dei sottoprodotti della canapa, che sono quelli legati alle farine, che un agricoltore o produttori del loco possono, cioè i macchinari di cui si può già disporre il loco. Bisogna associarsi, nel senso loro sono riconosciuti e danno una serie di indirizzi per fare le cose in un certo modo. Non bisogna spostare necessariamente la materia prima, si può fare anche il loco, però tramite loro, perché loro, diciamo, sono riconosciuti e quindi da questo punto di vista non si hanno problemi, i problemi di cui parlavamo prima. Anche se, chiedo scusa, anche se sperando una legge, dia una nuova legge, speriamo che venga approvata con i termini quanto più rapidi possibili, dia anche questo tipo di rispetto a chi non è associato a questo campo e al loro campo. Ci sono delle peculiarità del terreno naturale? No, assolutamente. Sì, assolutamente no. Climi temperati, terreni di qualsiasi tipo, poca acqua. Allora, sulle dimensioni c'è una particolarità legata alla quantità dei semi, che vanno acquistati, sono circa 35 kg. Sotto i 35 kg l'Unione Europea dice che tu stai frodando, nel senso che non ti sta servendo per una piantagione di canapa, ma ti sta servendo per altro, perché tramite altre trasformazioni quei semi possono diventare altro. È scientificamente provato. Quindi se uno non acquista una quantità di semi di un certo tipo, non dimostra neanche che è un agricoltore riconosciuto dalla politica agricola comune. In Francia mi pare di ricordare che per ogni ettaro ci vogliono 4-5 kg di semi. E quindi per arrivare a questo livello di 35 kg, cioè ci devono essere almeno 7 ettari. Se un coltivatore non ce l'ha di suo, si può mettere in rete con altri colleghi e farlo, tra l'altro, piccola nota a margine, prima dell'estate il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato anche le reti di impresa per il settore agricolo e quindi magari su un progetto di sviluppo della canapicoltura il contratto di rete per imprese agricole può prestarsi, perché quello si presta soprattutto a interventi sperimentali e quindi a un progetto specifico, un materiale, un biopolimero. Quindi dalla produzione va a coprire anche quello la rete d'impresa, quindi va a coprire una filiera. E quindi siccome ci sono pure le imprese agricole di mezzo che prima erano inibite a quel tipo di associazione delle imprese, adesso lo stanno superando. Quindi c'è tutta una normativa per le imprese agricole da questo punto di vista. Sì,
Sì. A Stoccana, il regolamento di cui parlavo prima, quello della politica della PAC, il regolamento del 2013, non è stato ancora recepito in Italia. È un problema esclusivamente politico, cioè esclusivamente politico, ma per motivi per cui è stata bandita. Mentre negli altri paesi la canapa è stata bandita per motivi esclusivamente economici, in Italia le resistenze permangono per una certa disinformazione, devo dire, perché... Sì, però la disinformazione è tutto sommato dovuta, tutto sommato miope, perché comunque la canapa, per i molteplici utilizzi che ha, va a cozzare, vuoi o non vuoi, con dei interessi importanti, no? Perché produce energia, produce filtre, produci carta, produci plastica, cosa non produci? Cioè non c'è niente che non produci con la canapa, che pure impatto zero, cresce dal terreno da sopra. Ora, è chiaro che questo mi va a dare fastidio a dei sistemi che sono ben più strutturati e anche sovranazionali, se vogliamo, no? E quindi va, questa è la resistenza che bisogna superare. Sì. Chiaramente. Non è da poco. Non è da poco, tant'è che le normative attualmente che sono delle normative, no? Tant'è vero che nel disegno di legge, per quanto riguarda la produzione di energia, c'è la limitazione dell'utilizzo aziendale, quindi in house. Cioè tu puoi produrre l'energia ma la consumi lì. Cioè se ti serve la biomassa, ti serve per mandare avanti il piatto della serra, così, non la puoi commercializzare. E come diceva il collega, c'è un problema strettamente economico. Oltre alla bella partita, diciamo, è partito come una resistenza culturale, però di fondo. Che ci siano due tipi di canapa vuol dire assodato, no? Il fatto che non si voglia ma tra l'altro effettivamente a livello normativo sugli stupefacenti mi lascia pensare che comunque sia un legislatore neanche mio, sicuro. Allora, questo è il dato di fatto, no? Poi c'è tutta una struttura normativa che mi rende un po' più complesso il poter accedere a questo tipo di coltura, d'accordo? E sono le ultime barriere che noi abbiamo per poter andare in pari con Francia, Olanda, paesi che ormai hanno avviato questo tipo di produzione anche su larga scala e che la esportano e che noi acquistiamo anche a caro prezzo, perché la fibra di canapa non la possiamo acquistare insieme. Da qui si parte per poter andare avanti, no? Andare avanti significa ragionare sul discorso e attraverso la Stoccanapa, piuttosto queste associazioni che insomma, più sono, più fanno ovviamente nocciolo duro, si possono superare queste criticità, perché poi a un certo punto il legislatore si troverà di fronte a un dato di fatto e non potrà fare né del furbo né il mio, d'accordo? Questo è il discorso. Quindi si tratta anche di sensibilizzare la giornata di oggi, 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 la piuttosto che per l'inquinamento della falda, piuttosto che tutti quei campi che sono stati, diciamo, sequestrati attualmente perché sono stati scoperti quali discariche abusive di qualsiasi tipo di... Una pianta come questa, che ha delle potenzialità immense, cioè, anche per il recupero, diciamo, della solidità del territorio, è interessante come aspetto. E che poi da un punto di vista agricolo cresce da sola, è una pianta che non ha bisogno di niente. Sostanzialmente una materia prima spontanea, ne potremmo ricoprire tutta l'Italia avendo materie prime per produrre un sacco di cose, praticamente al costo è impatto zero, no? Chiaro che sì. Questo rappresenta una criticità. Sì. Rispetto alle tendenze di altro tipo. Ovviamente. Quello è un altro discorso, no? Il fatto che ci sia poi la canapa dalla quale si trae la cannabis, sì, lo sappiamo, però noi stiamo parlando di un'altra cosa, no? Quella è un discorso, si può essere d'accordo o disaccordo, però è un'altra materia, no? Noi stiamo parlando di una materia prima per fare mille cose conosciute, altre 100.000 che ancora dobbiamo capire. Cioè il potere della canapa non lo stiamo scoprendo noi, no?
sono stati censiti massimo 25 prodotti, rispetto all'utilizzo. La canapa viene utilizzata ai tempi del bambino agli egiziani, quindi non stiamo scoprendo noi. È chiaro che poi hanno scoperto il nylon, hanno deciso che era meglio il nylon piuttosto che la fibra di canapa. Hanno scoperto il petrolio, hanno scoperto che il petrolio è meglio per fare la plastica piuttosto che... È chiaro che poi ti vai a scontrare con questo tipo di nocci, ovviamente. E quindi la canapa è diventata molto cattiva, no? Perché poi si fa cattiva e scomentare informazioni. Qualcun'altro? Qualcuno che si era già interessato a questa materia o tutti? Allora, prima di procedere con la tua parte diciamo quello che ti devo diciamo fare che la mia parte sì. Relativa insomma è condivisa, mi spiego, nel senso che dalla canapa abbiamo capito che si fanno mille cose, d'accordo? Quindi al di là della coltivazione della canapa, la coltivazione della canapa mi può prevedere un investimento iniziale, va bene, probabilmente neanche eccessivo, no? È chiaro che poi tutta la parte della raccolta, della raffinazione, eccetera, però da lì poi si instaurano tutta una serie di filiere produttive che possono portare a un prodotto finito X piuttosto che a un prodotto finito Z, d'accordo? In tutte queste tipologie di filiere, le filiere sono fatte da imprese, sono fatte da imprenditori, sono fatte da iniziative imprenditoriali. Ecco, da qui si instaura il mio discorso, no? Come avviare? Perché poi la canapa effettivamente, per poter essere sfruttata, ha bisogno di un'infrastrutturazione. Io non posso domani coltivare la canapa, dopodiché la taglio e che ne faccio? Ci vuole qualcuno che me la lavora, ci vuole qualcuno che me la trasforma, perché sennò la canapa è bellissima, fantastica, cresce da sola, non è al mercato. No? Quindi da lì si instaurano delle idee imprenditoriali e lì ci sono degli strumenti attivi per poter dare vita a queste idee imprenditoriali, d'accordo? Dall'insediamento prima dei giovani agricoltori, che a breve, dall'anno prossimo, diventerà attuale anche in Puglia, ancora non è stato recepito, ha una serie di strumenti, anche loro in essere, che ne so, il titolo primo dell'autoimprenditorialità di Vitalia, piuttosto che anche iniziative di carattere anche più dimensionato che possono essere avviate con un progetto di giovani, d'accordo? Quindi c'è tutto uno scenario variegato da questo punto di vista. Io per questo non voglio fare un intervento seminariale da questo punto di vista, mi piacerebbe che a interessato io possa dare qualche input, insomma, per qualche indicazione, sì, perché sennò lo scenario è 360 gradi, stiamo a parlare delle ore, magari non concludiamo niente, quindi sarebbe utile affrontare l'argomento insieme a voi. Vorrei fare la trasformazione delle fibre di canapa in carta, va bene, ragioniamoci. Se del settore sì, sai che investimento puoi fare, sì, dove lo puoi fare, va bene, ok, c'è questo e quest'altro. Ci sono delle possibilità che si possono sfruttare da questo punto di vista. Però mi piacerebbe che la problematica partisse da voi, non da me, perché sennò io vado al buio da questo punto di vista. È chiaro che la canapa si presta a qualsiasi cosa voi vogliate fare, anche in ricerca e sviluppo. No, ci sono anche delle possibilità per fare investimenti in ricerca e sviluppo, perché no? Parlava prima una collega di possibilità di creare manufatti attraverso una stampante 3D, ma questo ci apre uno scenario incredibile, che non ha un limite da questo punto di vista, no? L'unico limite è la nostra fantasia, e la fantasia può anche prendere corpo con determinati presupposti, perché no? Quindi insomma non lesinate in idee nuove, in possibilità di fare impresa, di fare iniziativa, perché c'è questa possibilità. Certo, ci sono degli scogli normativi, però insomma dalle difficoltà poi nascono anche le cose più belle, perché no? Ci diamo un metodo. Domani c'è il laboratorio territoriale, quindi domani dovrebbe essere il momento in cui chi ha un'idea si siede con noi nuovamente, con altre metodologie, quindi con metodologie di quello che è il
design, di quello che è l'analisi del mercato, di tutta una serie di attività anche di ricerca rispetto a quello che può essere il settore di mercato di riferimento. Però per fare questo abbiamo bisogno di sapere in via preliminare se c'è qualcuno tra di voi che è interessato o avrebbe curiosità a capire se l'idea che è in testa è, dal punto di vista è fattibile, no? E non diciamo uno studio di fattibilità dell'idea imprenditoriale, ma uno studio di prefattibilità per capire se è appetibile, se è realizzabile, o se sono gli strumenti per l'avvio di impresa, o l'obiettivo è un progetto di altro tipo, magari legato a altro tipo di strumenti finanziari, altro tipo di contesti che magari vanno indirizzati verso altri soggetti del territorio, perché siamo qui per quello. Non è detto che domani tutti abbiano le risposte che cercavano, ma può essere che riusciamo a indirizzarli rispetto agli interlocutori giusti. Mi spiego meglio. Sono un giovane che sta studiando da tempo, sono incuriosito da questo punto di vista perché mi sono interessato di stampa 3D, non per tornare alla solita materia, però ve lo dico giusto per rendere l'idea. E vorrei capire come brevettare una cosa che ho in testa con quel tipo di biomolimero. Allora, sicuramente la parte di implementazione non è una parte di finanziamento di cui parlava il collega, ma di altro tipo. Ecco perché magari se facciamo uno screening oggi pomeriggio il settore alimentare, cioè io produco la canna, voglio fare la farina e fare i prodotti di forno in maniera molto banale. Quindi se vogliamo fare una pausa anche perché poi possiate raccogliere le idee e poi magari riferircele e esporcele brevemente, in maniera tale che organizziamo anche meglio i lavori domani. Di informazioni che le abbiamo date, no? La consapevolezza è la base per cui poi deve partire una buona idea piuttosto che un pensiero piuttosto che una buona base. Certo, se non arriva tra 5 minuti entro domani pomeriggio, noi domani pomeriggio siamo qua, quindi per male il laboratorio si fa. Però se avessimo alcuni di voi che magari sono più convinti di quello che hanno in mente, se avessimo un input. Prego. Nella provincia del Taranto, per certo che già producono, coltivano più lungo. Che orientamento imprenditoriale c'è dalle esperienze qui in Puglia? Allora, lei sa parlare di Cana Puglia, credo. Sono i ragazzi di Montemesola. Lamburgia, se non sbaglio. Provinciale concentrato. Sì, è molto messo la lì, sì, in quella zona lì. Tra l'altro si viene interessato persino il comune, fin dall'ultima persona, a sponsorizzare questi due figli. Quindi ci sono delle realtà che anche con che spingono per questo. I galli di questi che ci pensano. Certo. Ma non ho mai capito il tipo di orientamento imprenditoriale che si sono poi allargati. Anche lì hanno parlato di latte, è stato presentato persino un ragazzo giovane, un chef che ha spiegato i vari utilizzi, ma in termini di fattibilità. Cioè, io sono curioso, non sono un imprenditore agricolo, ma sono curioso, vorrei capire, data l'esperienza che si sente già in Puglia, anche in direzione ci si muove. E rispetto a quella che può essere una mia idea, un'invenzione, che lei giustamente sull'etica ed è giusta, ma a me oggi non viene un'idea, perché mi sto affacciando adesso a capire meglio con tutte le difficoltà di cui parlava prima, ma essendoci delle realtà già sul campo, in che cosa si sono sviluppati, in cosa hanno realizzato, in che direzione, sui vari diritti, cosa hanno fatto? Posso rispondere io? Allora, diciamo che in Puglia, poi per informazione, poi per i soggetti che hanno intrapreso questo tipo di produzione alimentare, è stata da padrone. Certo.
parte da lì, si è partiti da lì, ma è un alimentare però anche consapevole, cioè di promozione consapevole della cultura, nel senso tutte le strutture che sono nate di recupero e lavorazione della canapa non nascono come realtà produttive di cura, ma nascono proprio per la diffusione e la sensibilizzazione dell'argomento, perché nascono in un territorio dove non esiste la filiera, come non esiste in altre parti d'Italia. Cioè, mi spiego meglio, se non la coltivi è difficile che ti diventi materia prima e quindi farina per farci un prodotto. Non ho idea se i fabbisogni, come dire, cioè sono i produttori di canapa che ne hanno fatto la farina e non è raro. Noi abbiamo degli esempi a Brindisi che fanno, o degli esempi in provincia che fanno ristoratori che utilizzano le farine di canapa e quindi già semilavorati per fare attività di ristorazione. Quindi non abbiamo solo l'azienda di Sandonaci, l'azienda di Sandonaci nasce squisitamente su quel tipo di settore, cioè lavora sulla canapa, la trasformazione della canapa e la linea e la produzione di una linea specializzata che ha un marchio. Esatto, è un'iniziativa aziendale nata sulla produzione della canapa. Quindi tutto quello che loro andranno a fare ha una, diciamo, una visione aziendale specifica. Cioè io nasco per promuovere l'utilizzo della canapa, quindi faccio lo chef e utilizzo questo tipo di sostanze, piuttosto che produco linee da forno, piuttosto che apro il primo hemp shop, quindi il primo negozio a Milano, magari sviluppando una catena di franchising. E quello è una, come dire, un'iniziativa imprenditoriale focalizzata alla produzione della canapa. Poi c'è l'utilizzo dei prodotti e sottoprodotti della canapa in ambito economico, di tipo verticale e orizzontale. La ristorazione. Io nel giro di 2 settimane ho sentito nominare, credo, 12 pizzerie, io sono di Francavilla, però vado sul giro di si parlava, ma in giro per la provincia credo ci siano già 12 pizzerie o ristoranti che nel menù hanno la pizza con farina di canapa, perché c'è stato il momento del Camut e adesso a fianco al Camut vedi la farina di canapa, piuttosto che la farina cereale. Quindi è un utilizzo trasversale rispetto al settore. Così per i prodotti da forno, cioè ci sono dei panifici, dei panificatori che utilizzano senza marchiare, cioè non fanno una politica aziendale come i Fiselli, perché loro hanno bisogno di imbare il mercato in un altro modo. Parliamo di negozi di vicinato che si rivolgono alle famiglie e che utilizzano le farine di canapa. E ho dei dubbi seri che tutte quelle farine appartengono a una filiera corta di tipo, cioè appartenente al chilometro zero, cioè dubito che per le quantità che già sono sul mercato brindisino, tarantino, pugliese, dubito che chi utilizzi la farina di canapa semplicemente per farne pizze, pane e quant'altro sia farina che viene da produttori di Montenegro. Esatto. No, ma il discorso è che voi che seguite questo discorso, le produzioni sono ancora quando monitorate il territorio, questa realtà che noi abbiamo, io personalmente che ho sentito in particolare nella produzione di tanto, che cosa ne fanno? Le produzioni sono minime, quindi sicuramente l'offerta è ben inferiore a quella che è la domanda, a prescindere dal prodotto che tu fai, d'accordo? Quindi fai farina, la farina la vendi tutta, perché voglio dire, ce n'è talmente poca ormai sul territorio nazionale, che la poca farina che fai, tu la vendi tutta, ok? E quindi la vendi nel settore alimentare, la vendi al panificio, la vendi. Per adesso il problema di che cosa ne faccio, diciamo, tra virgolette, del prodotto grezzo non è un problema, perché comunque si è talmente in pochi che il mercato c'è. È chiaro che poi nel momento in cui la produzione diventa più bassa, allora poi lì bisogna iniziare a diversificare la produzione. Cioè, sicuramente la farina è il primo prodotto. Poi bisogna un prodotto della carne. Poi ci sono una serie di altri prodotti che bisogna sviluppare, anch'essi inizialmente, come prodotto di nicchia, può essere la fibra. La fibra, se io dopo fibre di canapa, io le fibre di canapa le vendo, però le fibre di canapa per produrle non
non è facile come può essere la farina, serve uno strumento, un investimento importante per poter trasformare la canapa in una fibra di canapa, fibra lunga, d'accordo? Quindi sostanzialmente io non mi vorrei tanto il problema del mercato di sviluppo del prodotto della canapa oggi, perché oggi il prodotto della canapa comunque si è venduto, perché non ce ne sono tanti, non ce n'è tanto. Quindi il panettiere di Milano che vuole fare il pane con la farina di canapa se la deve andare a cercare, non la trova. In Italia il problema è incentivare l'offerta, non è solo quello. Io qui penso una piccola impresa di edilizia, no? È che soffre per una serie di motivazioni legate al mercato e alla congiuntura economica. Ha bisogno di innovare, ha bisogno di innovare, magari di inserirsi in un settore legato al restauro. Così per dire, non è detto che come posso dire siano tutti già attrezzati, perché recuperare una vecchia produzione non vuol dire prenderla come si faceva una volta e metterla sul mercato. Ovviamente bisogna inserirla in maniera attuale, di riconvertirla, di dotarla di innovazione, no? Perché anche i processi produttivi, cioè io il biocomposito dove lo vado a fare? Io acquisto la materia grezza, poi dove lo trasformo? E mi devo fare uno studio rispetto a quali possono essere gli impieghi, il recupero architettonico delle case coloniche, sì, i trulli, le masserie, i centri storici del paese, perché la maggior parte dei nostri centri sono di tipo messapico, quindi anche il discorso calci ci ricorda qualcosa, credo, piuttosto che per anche i... Adesso abbiamo capannoni prefabbricati anche per gli animali, ma prima appunto che fossero tutti così. Il paesaggio pugliese, anche agricolo, da quel punto di vista, è molto diverso rispetto alle campagne del nord Italia. Lì hanno continuato una sorta di, come dire, mantenimento anche dell'architettura tradizionale, anche per le stalle, quindi è un pochino diverso, no? Nulla viene da... cioè, la serra in cui io coltivo, in cui l'amico coltivatore fa crescere in inverno le specie estive, è ricoperta da cellofan, che è una materia fatta col petrolio. Se io sono un ingegnere di materiali e non sto trovando lavoro, che ne so, in qualche azienda del territorio, e ho delle idee particolari, e sto che la canapa posso produrre questa roba, c'è un laboratorio, se non a Brindisi, in Puglia, se non in Puglia, nel circondario, che mi può aiutare a produrre qualcosa che poi possa essere brevettato e utilizzato in agricoltura in quel modo? Cioè, in base alle competenze di ciascuno al settore di riferimento, non può esserci interesse a focalizzare, approfondire, studiare. Analisi di mercato, perché di quello mi stava chiedendo fondamentalmente, è un male mamma. È un male magno, perché rispetto alla riqualificazione degli edifici, abbiamo detto, rispetto all'agroalimentare la partita è completamente aperta, rispetto ai miei polimeri pure, materie plastiche, il settore più ostico forse è quello dell'energia e del biocombustibile, io ve lo dico, però, che sono, come dire, costretti dalla normativa per l'interesse di forza maggiore, però quello tessile, sono un sarto artigianale, voglio produrmi una linea mia perché sono bravo, giovane e voglio produrre una camicia perché abbiamo questo tipo di tradizione, lo voglio fare con fibra di canapa e crearmi un marchio doc da lanciare sul mercato magari tramite e-commerce. Voi, ve lo dico proprio, voi aiutate a raggiungere questo punto di obiettivo? Noi siamo, sì, allora, sì, noi per il Galla domani facciamo questo di laboratorio e creiamo, diciamo, le condizioni per avere degli elementi di base, dopodiché i partecipanti sono liberi. È ovvio che non vi posso dire, venite per la consulenza, non so se è chiaro questo, no? Cioè noi siamo qui per fare un'attività di formazione agli operatori o agli aspiranti operatori. Poi ci sono le strutture sul territorio, i professionisti ce ne sono tantissimi, le compresi, quindi non ci sono problemi da un punto di vista. Scusate se mi intervengo così, Sonia Rubini. Stavo facendo una valutazione con il direttore legittimo e io ho dato uno sguardo al registro dove voi avete
del tipo di attività che vogliamo portare avanti tra oggi e domani, per capire se c'è bisogno di presentare strumenti finanziari per avere un'integrità, per capire se bisogna presentarvi strumenti finanziari per migliorare questi grandi tipi di attività, laddove ci fosse un'azienda o meno, perché la mia difficoltà oggi è: noi abbiamo una platea di imprenditori, di cittadini che sono incuriositi dall'argomento, di aspiranti imprenditori, di proprietari di terreni che vogliono ragionare coerentemente, quindi diversificare attività di imprenditoriali, diciamo così. Naturalmente capite che laddove ci manca questo tipo di dato, che era quello che in qualche maniera cercava di stimolare, diciamo, nel dibattito il collega, non dico presentarvi uno, che potrebbe anche essere una cosa per capire chi di voi ha interesse a continuare.